Cara mamma, da te ho imparato che esiste sempre una soluzione migliore. Per te ho creato un telaio più veloce. Ho costruito una bici a motore per ruggire contro il vento. La voce della terra mi ha guidato verso un motore che la rispetti. Sei una forza della natura, madre. Mi hai insegnato che a volte il mondo è costretto a fermarsi. Il nostro compito da 100 anni è aiutarlo a ripartire. Arigato, tuo figlio, Michio Suzuki. Suzuki. Ed eccoci arrivati alla conclusione di quello che è stata questa fantastica edizione, la 47esima edizione del Nautic Sud, con me il presidente Gennaro Amato, il presidente di Afina, colui che ha fondato anche Italia Marine, ma Italia Marine abbiamo già parlato con Carolina, quindi alle nostre spalle c'è la novità, il 31 Cabin, ma ne abbiamo già parlato con Carolina. Io ci tenevo invece a fare due parole col presidente di Afina per quello che è stato il successo di questa manifestazione, una conferma ormai da tanti anni. Nautic Sud abbiamo visto festeggiamenti ovunque, sono tutti contenti, hanno avuto una settimana davvero intensa, con persone che sono entrate nei weekend numerosissime, nella settimana invece sono venute persone mirate che avevano già un po' le idee chiare, perché così di solito nei saloni funziona così, il weekend è dedicato anche un po' ai curiosi, la settimana invece è destinata di più, nei pomeriggi vengono le persone, quelle che hanno già un po' le idee chiare e vogliono concludere magari l'affare. Insomma, una bella edizione, io direi, partiamo da quello che è stato appunto questo successo, il Nautic Sud, come una conferma, perché ormai sono anni che dà risultati importanti. Sì, quest'anno abbiamo battuto il record dei 100.000 visitatori, siamo arrivati a 106.000 visitatori durante tutto il salone, è stato un salone di record, abbiamo registrato un più 30% di vendite, il che ci fa molto piacere perché i nostri associati e i nostri espositori hanno potuto ricavare cassa per quello che sono stati gli enormi sforzi fatti per le proprie aziende. C'è una nautica in crescita, c'è una forte voglia di mare un'altra volta, siamo lontani dagli anni bui. Quindi che dire, tanta la soddisfazione di questo lavoro in mani fatte, perché come presidente mi assorbe moltissimo, ma non assorbe solo me, assorbe i consiglieri, ma assorbe un pochettino tutta la filiera, perché fare un salone non è una cosa da poco, poi fare un salone dove c'è tanto da lavorare perché magari le strutture non sono di gran prima scelta per una questione di altezza, di larghezza, ma comunque riusciamo con le attrezzature fornite dal nostro amico Capuano a risolvere tanti problemi. Ma due parole, spendiamole, perché lui, dicevo oggi, Salvatore Capuano è una missione, lui la prende come una missione, dare una mano, dare la possibilità a tutti di essere qua, davvero lo fa con lo spirito collaborativo. Lo fa con molto spirito collaborativo e per questo l'abbiamo scelto, perché noi siamo attenti a scegliere tutto e tutti. Quindi che dire, oramai il Nautic Sud è consacrato, non ha più bisogno di essere, diciamo, una scommessa, perché è una scommessa vinta in quanto è una certezza. Abbiamo visto anche una crescita da parte di tutti gli espositori, che questo l'avevamo detto anche l'anno scorso, ma è in crescita l'allestimento, la qualità dell'allestimento è nettamente superiore agli altri anni, anche perché tu vieni, tutti gli sforzi che fai vedi che sono coronati dalle vendite, quindi ti viene voglia di investire di più nello stand, di investire di più nell'immagine della propria azienda, e questo è un dato che ci riempie di soddisfazione, perché poi cresce sempre di più l'espositore, cresce di più la manifestazione. Quindi nel frattempo partono i festeggiamenti, in realtà sono partiti già da un'ora e mezza, però sentiamo anche che classico suono delle trombe, dei clacson, dei mezzi che sono esposti. Io dicevo, tu hai detto importanti vendite, ma in tutte le dimensioni, questo è un dato importante, perché dai 5 metri fino a Rizzardi che ha venduto 5 ai 18 metri si è venduto tutto quello che era possibile vendere, quindi barche, gommoni, gozzi, tanti motori, c'è una soddisfazione da parte di tutti gli espositori, tant'è che è cresciuta anche la voglia di venire a Bologna. Bologna, questo Nautic Sud l'ha già sponsorizzata, l'ha già dato una certezza, perché
come espositore sono il primo ad andarci, ma come presidente sono ben felice perché questa crescita della vendita al Nautic Sud ha fatto sì che tanti espositori hanno chiuso contratti per venire alla Fiera di Bologna. Quindi la Fiera di Bologna già sta riscuotendo successo. Dato, ricordiamo le date: 17-25 ottobre sarà la prima edizione a Bologna del Salone Nautico. Primo Salone Internazionale della Nautica a Bologna. Quindi, primo Salone Nautico Internazionale di Bologna. E Afina si rende orgogliosa anche di questo perché in Italia si fanno 3 fiere internazionali, queste 3 fiere ben 2 sono organizzate da Afina, grazie agli associati di Afina e grazie a tutti gli espositori che credono in Afina, perché al Nautic Sud non vengono soltanto gli espositori da Afina, ma vengono espositori da tutta Italia e anche dall'Europa. E questo sta accadendo anche con il Salone di Bologna, perché Afina oramai è diventata una certezza di credibilità, quindi siamo felici, Afina è in crescita di associati, in crescita di saloni, in crescita di espositori, è in crescita di vendite, è in crescita di tutto, quindi Afina, Nautic Sud e il Salone Nautico Internazionale di Bologna è un trio oramai è un trio confermato, grazie anche a tutto il lavoro svolto dal Polo Nautico, perché sapete che io sono anche presidente del Polo Nautico e questo è stato realizzato anche in collaborazione con Nunzio Dolce, presidente dell'ASCOM, e Barbara Berardi, presidente della ARL, Associazione Regionale Lazio. Quindi un grazie va anche a loro, un grazie va ai miei associati, un grazie va a tutti gli espositori, che sono gli stessi che poi hanno sorretto Genova fin quando hanno potuto. Mo oramai Genova ritengo che faccia parte del passato per tanti di noi e ci siamo buttati in quest'altra scommessa che man mano che passa il tempo più mi accorgo che è stata una scommessa che bisognava fare, una scommessa che ci dà gioia perché sembra quasi già che l'abbiamo vinta. L'altro giorno c'era Tullio Abate che è venuto apposta per essere poi premiato e a sua volta ritirare un premio importante. Afina ha voluto dedicare un premio, un memorial a un grande, a qualcuno che ha scritto veramente la storia, Fabio Buzzi, un personaggio che insomma tutti conoscono, purtroppo ci ha lasciato per un incidente che allora, fa parte della sua vita. Tullio non solo mi ha garantito di venire a Bologna, ma mi ha chiesto addirittura di associarsi alla Fina. Poi ha detto, vedendo Nautic Sud, ha detto ci sono più barche che a Genova, sì. Perché a livello di barche di queste dimensioni davvero questa è una vetrina importante, sì. E siamo, io dicevo prima, peccato che Napoli non offre più spazio, perché se avesse avuto più spazio... Peccato sì, ma sai qual è la cosa? È che sia Napoli che Bologna sono 2 saloni che non hanno espositori della regione emiliana soltanto oppure della regione Campania soltanto, no, essendo saloni internazionali entrambi, noi abbiamo tutta l'Italia che partecipa al Salone di Bologna e tutta l'Italia che partecipa al Salone di Napoli, ma non solo, abbiamo tanta Europa che è venuta a Napoli, abbiamo tanta Europa che verrà a Bologna, quindi, ma poi la cosa sai qual è, Francesco, è che Bologna sta dando possibilità a tutti coloro che non facevano più Genova. L'ho detto in una diretta poco fa, verranno nomi come Molinari, cioè Molinari è tanti anni che non vediamo più, verrà Bologna, verrà Tullio Abate, verranno tanti cantieri, Scanner, ma verrà anche forse Albatro Marin, Mingol, sono cantieri che non potevano più, ma non perché... Ma perché non ce la facevano a sopportare alcuni costi? Sì, non ce la facevano a sopportare. Qua io ho fatto l'esempio l'altro giorno, Capuano bisogna veramente... Capuano fa parte dello staff che Afina si fregia di avere. Capuano sa bene come imprenditore che bisogna dare una mano agli associati. Non è qua che deve guadagnare la sua pagnotta. No, Capuano non guadagna la sua pagnotta perché non vive di questo, ma essendo un imprenditore capisce che se si vendono 100 barche lui sarà comunque un propulsore di queste vendite. Che andranno consegnate poi. Che andranno consegnate, ragione per cui sarà lui a dover consegnare queste. Quindi investe anche lui in quello che è la fiera di Napoli, investe anche lui in quello che è la fiera di Bologna, perché da imprenditore semina per poi raccogliere.
Banner Marine, special boat for special people. Committee Not Only Boat, a lifestyle. SPX, the new generation rib. E sempre dalla 47esima edizione del Nautic Sud siamo in uno stand particolare, siamo a Calafuria. Calafuria conosciuto molto di più per quelle che sono le barche da lavoro, barche che necessitano di poter affrontare qualsiasi mare perché sono imbarcazioni che proprio nascono per condizioni difficili. Qua alle nostre spalle invece, dalla loro grande esperienza che viene dagli anni 60, questo è un modello nuovo, questo è destinato al diporto, è il Calafuria 6 Gozzo. Questa è una barca che a noi ha colpito molto perché ha una carena molto particolare. Io ho voluto questa inquadratura per aprire il servizio dicendo proprio partendo dall'opera viva. Solitamente si parte dalla coperta, si dice la console, ma io partirei da quello che dice e parla quest'opera viva, un'opera viva che viene appunto da quell'esperienza delle barche da lavoro, barche che devono affrontare mare difficile e che poi devono anche permettere all'equipaggio di potersi muovere in condizioni a volte veramente proibitive. Questa è una carena che parla da sola, però a questo punto Filippo invece gli facciamo parlare a lui e facciamoci raccontare un pochino che cos'è quest'opera viva. Intanto bisogna dire che questa è l'unica carena fatta in questo modo che c'è sul mercato. È la carena ideata da Vincenzo Catarzi, che è l'ideatore del marchio Calafuria, che oggi mi fregio di poter esporre, ed è storicamente una barca con caratteristiche marinaresche eccellenti, eccezionali. Tutti la conoscono e tutti si sono complimentati per il nostro ritorno al diporto. Con questa barca vorremmo entrare, che è un entry level, perché è il modello più piccolo che produciamo. Destinato proprio a tutti, perché è una misura... Esatto, destinato a tutti proprio... anche sulla... a coloro che magari si stanno avvicinando adesso all'andare per mare, esatto, no? Esatto, proprio sulla filosofia di Afina, che è l'organizzatrice di questo salone, perché presentiamo questa barca con un motore senza patente. 40 con... cavalli, dovete sapere che qua dentro c'è un motore 40 cavalli senza patente in grado di far viaggiare questa barca con questa tipologia di carena, una carena linea d'asse tra l'altro, raggiungiamo 14 nodi massimo, con una velocità di crociera di 10-11 nodi, con 8 persone trasportabili a bordo, con un prezzo che è veramente accessibile a tutti, e questo è quello che vorremmo fare, che vogliamo fare, riportare la nautica alla portata di tutti quelli che si riaffacciano alla nautica dopo tutto questo tempo. Io lo dico sempre, la nautica non va intesa soltanto come le competizioni, queste barche super veloci, la velocità sull'acqua piace, ma ricordatevi che anche i piloti di motonautica durano un'ora, poi si devono fermare e riposare e ci pensiamo al giorno dopo, alla gara dopo, perché effettivamente correre sull'acqua è impegnativo in tutti i sensi, sia fisicamente, psicologicamente e anche per quello che sono. Andare a 14 nodi, 10 nodi di crociera è la velocità perfetta per godere quello che il mare offre, che sono tante coste italiane, le isole. È lì, cosa corri? Dove corri?
abbiamo la migliore costa del mondo, abbiamo la possibilità di raggiungere le isole in pochissimo tempo. Ma poi, perché che fretta c'è? Io quando lascio l'ormeggio, no? Cioè, che fretta ho di arrivare a Ischia? Ci arrivo con la giusta calma. Quanto ci vuole? 14 nodi? Ci mettiamo un'oretta? No, un'ora e mezzo, un'ora. Ma piacevole, perché questa è una carena che ti fa navigare, non ti accorgi neanche che stai navigando. Esatto, questa barca ha la facoltà di farti navigare in tutta sicurezza con tutte le persone che puoi avere a bordo senza impaurirle. E oltretutto con questa applicazione motoristica, con dei consumi irrisori che oggi sono importanti quanto tutto il resto. Diciamo che da andare da Napoli a Ischia quanto potremmo consumare con questa barca? Questo motore consuma 8 litri l'ora a tutto gas. Quindi se tutto va bene con 10 euro, 15 euro da Napoli raggiungete l'isola di Ischia, e questo è per darvi un parametro, per farvi capire che, come dice Filippo, è davvero per tutti, eh? Non è che qua non bisogna essere miliardari per poter... Io conosco, è 40 anni che faccio questo lavoro, conosco abbastanza la nostra costa e è bello sapere che c'è la possibilità di poter far ammirare tutto questo a tutti quelli che hanno voglia di farlo. Il nostro scopo principale qui a questo salone è proprio questo. E poi tra l'altro con una barca particolare, perché adesso abbiamo parlato di tutto quello che permette di fare questa opera viva, tra l'altro non abbiamo detto, ma è una carena già pensata in ottica futura per quello che potrà diventare una motorizzazione ibrida o addirittura elettrica. È una carena in grado di sfruttare al meglio la potenza del motore, proprio per non fare attrito sull'acqua e far sì che un domani con un motore elettrico possiamo avere comunque una bella autonomia. Questo era per chiudere un attimino quelle che sono le caratteristiche dell'opera viva, però salendo a bordo si ha una sensazione anche di, a parte che richiama un po' l'arte vera di fare le barche, ma è prestigiosa, è importante, c'è tutto questo tech importante, non è una barca tra virgolette economica, è una barca bella, prestigiosa in tutto. Mi dispiace contraddirti, ma non è tech, noi non lavoriamo tech. Perché il tech sono anni che non si taglia e quello che troviamo sembra tech. Esatto, perché è in realtà un legno esotico come il teak, ha le stesse caratteristiche, costa molto meno e è un legno che viene allevato e coltivato come fosse una pianta o come fosse un qualsiasi altro animale da allevare. Costa veramente una cifra onesta ed ha gli stessi risultati del teak. Infatti io pensavo fosse teak. E quindi lui mi sta correggendo, ma realmente se vuoi, ecco, questo mi fa capire che salendo a bordo sembra veramente tech, perché la sensazione al tatto, al tocco, è proprio il tech. Anche al colore, alle dimensioni, questo ci permette oltretutto di alleggerire un pochino la barca. Questa barca pesa 1260 kg a secco, è rinforzata in maniera giusta e adeguata per poter affrontare il mare senza nessun rischio strutturale. E con questo motore questa barca fa proprio quella velocità per questa ragione. Facciamo i nostri complimenti e per quello che è stato il successo del Nautic Sud e per quello che sarà il successo di Calafuria per quanto riguarda il diporto, ma per tutto il resto già è conosciuto il marchio, insomma sappiamo chi siete. Lo trasmetto sicuramente a tutti i miei ragazzi e lo apprezzo tantissimo. Complimenti, grazie. Ciao Filippo. Grazie, ciao, ciao a tutti. Backing down, 'cause the future is now. Not backing down, 'cause the future is now.
Siamo a Losanna, questa è una location particolare, il Tempio dello Sport, siamo nel Museo Olimpionico. Con me c'è il presidente dell'Unione Internazionale Motonautica, Raffaele Chiulli. La serata quest'anno, è l'undicesimo anno questo che fate e organizzate questa importante cerimonia per premiare tutti i vostri campioni della motonautica. Quest'anno una location nuova, una location che trasmette qualcosa, perché qua sono tanti i nomi importanti che sono passati e che hanno lasciato una firma. Beh, innanzitutto io sono qui orgoglioso non solo come presidente dell'UIM, che è una delle 125 organizzazioni mondiali che appartengono alla famiglia del GAISF. Da italiano sono fiero di essere anche presidente della federazione di tutte le federazioni mondiali sportive, e non ci poteva essere migliore sede che la capitale olimpica Losanna, il museo olimpico per organizzare il gala e anche la casa del CIO, del Comitato Olimpico Internazionale, la casa olimpica, dove ieri abbiamo tenuto il board della Federazione Mondiale Motonautica, grazie al presidente del CIO che ci ha concesso questo onore e questo privilegio. Quindi è un momento importantissimo per la motonautica, per lo sport in genere. Nonostante le molte difficoltà, siamo riusciti ad organizzare questo evento, e è un evento che tutti i nostri campioni hanno fortemente voluto. Si sono battuti tutto l'anno sui campi di gara di tutto il mondo. Non per... poteva fermare il coronavirus. No, non poteva fermarli, quindi sono venuti qui con grande entusiasmo, con grande piacere. Quindi non posso che dire un grazie a tutti loro, ai nostri campioni, che sono i migliori ambasciatori della motonautica nel mondo. E da quando tu sei presidente abbiamo visto effettivamente che sono arrivati tantissimi giovani, questo era uno dei tuoi obiettivi. I giovani si sono avvicinati, ce n'era uno in particolare poco fa, un ragazzo di 11 anni, ma sono tanti i giovani che abbiamo visto salire su quel palco importante a ritirare un premio, e anche tante donne, e questo è un altro punto sul quale avevi lavorato. Certamente, la gender equality è uno degli elementi centrali, così come quello della promozione dello sviluppo delle classi giovanili e quello dell'avvicinamento appunto delle nuove generazioni al nostro sport, secondo quelli che sono poi i valori, i principi sani dell'olimpismo, quindi il rispetto, il fair play, l'amicizia, allontanare tutto quello che riguarda il doping e far sì che effettivamente ci sia uno sport sempre più pulito e ci sia uno sport che eviti quelle scorciatoie che spesso molti giovani, soprattutto quelli che non praticano sport, prendono. Lo sport è un mezzo straordinario che aggrega, abbiamo visto questa sera, nonostante le mille difficoltà, che accomuna razze diverse, culture diverse, religioni diverse, generi diversi, e fa in modo che tutti siamo veramente orgogliosi di questa grandissima scuola di vita che è lo sport. L'unico lato, se vogliamo trovare un unico neo, è che sono scesi un po' la quantità di italiani che negli anni d'oro erano molto più presenti nella premiazione, quindi c'erano nomi che a questa sera avevamo Guido Cappellini, che ben rappresenta tutta la nostra motonautica, c'era qualche campione, però ecco, forse l'Italia deve recuperare qualche punto? Sì, ma io sono sicuro che lo farà. Tutte le nazioni hanno avuto degli alti e bassi e l'Italia sono certo che continuerà a gli stimoli. Assolutamente, grazie. Grazie al presidente Raffaele, e noi ci dedichiamo a questa bellissima festa qua nel Tempio dello Sport, nel Museo Olimpionico di Losanna. Grazie presidente. Grazie a voi. E in questo momento siamo con coloro che hanno dato questo bellissimo spettacolo in onore di questa grande festa della UIM. Con noi c'è proprio il presidente della Federazione Mondiale del Taekwondo, dico giusto, la pronuncia è giusta, sì, Taekwondo. Insomma, una cosa che abbiamo visto, loro sono i protagonisti che hanno dato questo spettacolo incredibile, tutti hanno iniziato ad applaudire, tutti hanno accompagnato con molto entusiasmo, con tanta anche increduli per certe cose che abbiamo visto fare, sono davvero bravi, e insomma io due parole farei fare al presidente. Well, actually, the UIM activity, and we arranged
together with the president of Rafael Chiuli, and we are happy to be here and to perform, to introduce our taekwondo. And we are very happy, and also all the UIM spectators, they enjoyed our performance. So I'm very happy. Molto, molto felici siamo anche noi, è veramente è stato un grande spettacolo, che però i protagonisti sono davvero loro, sono stati veramente bravi, facevano anche un po' paura perché certe volte urlavano, ci spaventavamo, ma I'm afraid. Ah! Ecco Marco, io direi due parole su quello che rappresenta, insomma è un bello spettacolo che hanno offerto proprio in questa occasione, è un'occasione importante, la festa dei campioni del mondo della motonautica, loro sono un esempio di grande sport. Sì, sono un esempio di grande sport, sono dei campioni anche loro, hanno partecipato a diverse olimpiadi, portano il messaggio dello sport, è un evento per fare uno sharing di valori dello sport. E siamo onorati che l'UIM ci ha invitato in questa occasione per veramente dimostrare al mondo che lo sport è uno e rappresenta gli stessi valori che si trasmettono ai giovani e che si trasmettono a tutto il mondo. Mi sono rimasti impressionati anche da quanto c'è la preparazione, perché ogni io lo chiamo esercizio, in realtà è quello che ho ben visto, c'è una preparazione anche psicologica, visto che si concentrano, bisogna trovare la forma giusta per fare quello che abbiamo visto. Come tutte le arti marziali hanno un aspetto filosofico, hanno un aspetto veramente di equilibrio, per loro è uno stile di vita e questo l'hanno dimostrato percorso che hanno fatto e l'evento che hanno dimostrato stasera è stato apprezzato da campioni di altri sport. E anche da coloro che hanno visto le immagini, perché è davvero grande spettacolo, complimenti al presidente e a tutti loro che sono i veri protagonisti, i veri sportivi, i veri atleti, io non so se definirli atleti, sono anche un po', sono anche un po' di più degli atleti. Certo, perché hanno dimostrato una performance fisica ma anche psicologica e mentale. Complimenti davvero, bravi, bravi a tutti. Ciao. Grazie. Grazie. Cara mamma, da te ho imparato che esiste sempre una soluzione migliore. Per te ho creato un telaio più veloce. Ho costruito una bici a motore per ruggire contro il vento. La voce della terra mi ha guidato verso un motore che la rispetti. Sei una forza della natura, madre. Mi hai insegnato che a volte il mondo è costretto a fermarsi. Il nostro compito da 100 anni è aiutarlo a ripartire. Arigato, tuo figlio. Michio Suzuki. Suzuki.